Ciao a tutti e bentornati, oggi andiamo a caccia di UFO. A carte ufficiali in mano, oggi vi andrò ad esporre un caso che già accennai circa un anno fa in un video e su cui vi lessi già qualcosa. Un caso allucinante, uscirete da questo video con le mani nei capelli. Sto parlando dell'incontro che i piloti dell'aviazione iraniana ebbero nelle prime ore della mattina del 19 settembre del 76 con degli UFO, con dei veri e propri oggetti volanti non identificati. Non è un titolo clickbait. Due F4 Phantom 2 persero infatti temporaneamente l'uso della strumentazione di bordo e delle comunicazioni durante l'avvicinamento con un UFO. Uno dei due velivoli constatò inoltre l'impossibilità di utilizzare il sistema degli armamenti nel momento in cui decise di fare fuoco. Ci stiamo capendo? Ve lo state immaginando? E a contrario di tutto ciò che ti hanno propinato per tutta la tua vita, le mie parole sopracitate sono ampiamente documentate all'interno degli archivi ufficiali dell'NSA, che tra poco vi leggerò. Questo è un caso molto raffinato, che si è di gran lunga meritato un episodio qui sul mio canale. E a fine video direte wow! A primo impatto leggere un UFO disattiva la strumentazione di un caccia sembra un titolo sensazionalistico o un titolo clickbait, no? Ecco, è esattamente ciò che successe e te lo dimostro con tanto di documenti ufficiali di intelligence, quindi non fare l'acaro e rimani fino alla fine. Ciò che verrà esposto dalle carte ufficiali che vi mostrerò oggi ha il potere di far mettere le mani nei capelli a chiunque, roba assurda che deve essere seguita e divulgata all'opinione pubblica. Data la mole di materiale pubblicata e analizzata qui sul mio canale YouTube, vi invito calorosamente ogni volta che leggiamo qualcosa a pensare alle varie somiglianze con altri casi. La mentalità vincente sta proprio lì, una volta appurato, e lo abbiamo fatto a carte ufficiali in mano, che per esempio nel caso Nimitz il materiale che ci è giunto non è soltanto quello visivo dei video delle termocamere, ma bensì anche i dati radar e le triangolazioni di due portaerei, la Princeton e la Nimitz, che confermarono tale avvistamento e quindi il video delle termocamere, le parole stanno a zero. Perché dal momento in cui un avvistamento viene confermato dalle strumentazioni a terra è come se fosse la prova del 9 e quindi ad oggi il punto di riferimento da prendere in considerazione quando si analizzano altri casi di avvistamento UFO, per ora, se lo chiedi a me, è quello dell'UFO della Nimitz e vi posso assicurare che le somiglianze con altri avvistamenti registrati nel corso della storia sono innumerevoli, rimani fino alla fine. Stai attento e cerca di capirci qualcosa. L'interazione con l'acqua, la manovrabilità, l'impossibilità dei caccia di seguire i movimenti di questi oggetti, il fatto che stazionano, la forma e migliaia di altri dettagli che quando analizziamo altri casi di avvistamento vi consiglio di tenere bene a mente. Il radio podcast, per esempio, che è uscito senza preavviso come video a sorpresa oggi alle 16, in cui sono stati narrati dei casi di avvistamento UFO nell'ex Unione Sovietica, racconti provenienti direttamente dai rapporti dell'epoca, sono identici al caso Nimitz, addirittura più e più volte se ne racconta l'interazione e l'interesse che questi strani velivoli dimostrano nei confronti delle fonti d'acqua del nostro pianeta. Per quanto riguarda il caso di oggi, prima di leggervi i documenti ufficiali vi espongo brevemente la cronologia degli eventi. Nelle prime ore della mattina del 19 settembre 1976, che cosa successe? Successe che la base aerea di Mehrabad riceve da un controllore di volo la segnalazione della presenza di una luce brillante in cielo. Il generale Yousefi, comandante della base all'epoca, ordinò un controllo radar che diede esito negativo all'inizio. Il generale comunque decide di inviare in ricognizione un caccia pilotato dal capitano Aziz Khani. Durante il volo, il caccia ha un blackout nelle comunicazioni radio e rientra alla base. Viene pertanto fatto decollare un secondo caccia pilotato dal tenente Jafari. Sono stati avvistati oggetti uscire fuori dall'oggetto primario, per capirci, oggetti che si sdoppiavano e robe assurde di cui tra poco vi accorgerete. Il pilota avvista l'oggetto, che ha una luce brillante variabile tra il rosso, il giallo e l'arancione. In seguito l'oggetto spara un altro oggetto brillante, il pilota tenta di lanciare un missile ma il sistema di lancio non funziona.
andò esattamente così e tra poco ve ne accorgerete. L'aereo fa allora una manovra evasiva e schiva l'oggetto di pochi metri e in seguito rientra alla base. Durante il rientro, Jafari, ossia il generale, vede un altro oggetto luminoso attraversare il cielo. Il giorno seguente un elicottero perlustra la zona per rilevare eventuali tracce di un atterraggio, ma non viene trovato nulla. Sull'accaduto vi fu un'inchiesta, una vera e propria inchiesta, condotta dal generale Azarbasin, che interrogò i testimoni dell'avvistamento e tutti raccontarono la stessa cosa. L'evento è stato illustrato in un documento di 4 pagine della DIA, della Defense Intelligence Agency, destinato alla Casa Bianca, al segretario di Stato e al capo dello staff, all'NSA e alla CIA. Voi non vi immaginate nemmeno quanto possa essere documentato questo caso. La conclusione della DIA fu che l'avvistamento fu un classico caso che incontra i requisiti necessari per legittimare uno studio sul fenomeno degli UFO, 1976. Il caso dell'UFO in Iran rimane uno degli incontri militari meglio documentati della storia sui fenomeni ufologici, politicamente incontestabile sotto tutti i punti di vista. Ufficiali militari iraniani coinvolti nell'avvistamento, tra cui il generale Jafari, hanno dichiarato di essere convinti che l'oggetto non potesse essere di origine terrestre. Una volta analizzata la documentazione, anche i militari statunitensi, come il maggior George Filler III, hanno testimoniato sull'evento, riferendo ciò che venne testimoniato anche per il caso Nimitz, ossia che secondo gli alti ufficiali del Dipartimento della Difesa tale tecnologia osservata non fa parte dell'armamento di nessun governo terrestre. E datemi retta che nel 76, al tempo, dichiarazioni del genere erano super compromettenti e infatti tutta la documentazione è stata top secret per più di 20 anni e grazie alla normativa del Freedom of Information Act che permette l'accesso al pubblico agli atti amministrativi è stata declassificata. Ora, si fa sempre finta di nulla, no? Però, siamo onesti, presentare documentazioni ufficiali d'archivio che confermano una storia del genere, che per molti è fantascienza perché suona come se fosse fantascienza, è roba grossa, no? Finirete il video con la prova a carta in mano che non è fantascienza, nel senso confermare a carta in mano determinati eventi di carattere ufologico non è una cosa che si vede né che si sente tutti i giorni, quindi sapete a chi è attribuita la prima declassificazione ufficiale di questo caso in Iran? A John Greenwald, del sito The Black Vault, su cui ho aperto una playlist. Lui ha posto una richiesta formale, mirata ai sensi del FOIA, e tale documentazione gli venne rilasciata già qualche anno fa. E noi ora ci andiamo a leggere tutto il caso e tutta la documentazione ufficiale. Facile, semplice e pulito. L'incidente dell'Iran del 1976, incontro UFO su Teheran, in Iran. Il caso seguente è accuratamente documentato negli archivi del governo degli Stati Uniti, è stato il primo documento che abbia mai ricevuto ai sensi del Freedom of Information Act e rimarrà sempre speciale per me a tale riguardo, ma nonostante la mia connessione personale, questo caso rimane uno dei casi più interessanti che puoi trovare nei documenti ufficiali. Defense Intelligence Agency, 1996. Quindi la documentazione è stata top secret per esattamente 20 anni, 1976-1996. Caro Mr. Greenwald, questo risponde alla tua richiesta ai sensi del Freedom of Information Act datata 11 agosto 1996, nella quale hai richiesto i rapporti inerenti all'avvistamento di un oggetto volante non identificato in Iran il 19 settembre del 1976. La ricerca nei sistemi della DIA ha trovato dei documenti che rispondono al soggetto della tua richiesta. Sbadabam, signori, eccoci qua. Questa è la tabella militare del 76 inerente al rapporto sottostante con coordinate, data, mittente e soggetto, ossia avvistamento UFO e altri dati. E comunque in molti si chiederanno, scusa, ma perché gli Stati Uniti devono sempre ficcare il naso anche in merito a cose che riguardano altri stati e altri paesi? È semplice, cari amici, è semplice. È ampiamente documentato, e anche ciò che segue è un esempio palese a conferma delle mie parole, che le agenzie di intelligence degli Stati Uniti mettevano in atto vere e proprie azioni di spionaggio atte a scoprire, studiare e ad ottenere materiale inerente a tutti, e dico tutti, gli avvistamenti UFO in giro per il mondo. In merito alla questione hanno sempre esercitato un'autorità globale, e tutto ciò che concerne il fenomeno degli UFO passava prima dai ranghi delle agenzie di intelligence statunitensi, addirittura all'interno della mia playlist The Black Vault
abbiamo letto una classificazione della CIA che ha catalogato nel suo archivio al tempo top secret un articolo di giornale italiano che si riferiva ad un avvistamento UFO negli anni 80-90. Ecco, a fare ciò era l'FBIS, ossia il Foreign Broadcast Information Service, ossia il servizio di informazioni sulle trasmissioni estere, nel senso, avevano una vera e propria agenzia di intelligence che si occupava di queste cose, ok? Vi basta sapere questo. Ma arriviamo al fulcro del nostro bel video. Qui, su carte ufficiali della DIA, andiamoci a leggere il rapporto originale dell'avvistamento inerente al caso dell'UFO a Teheran nel 1976. Vere e proprie indagini con gli attributi dodecaedrici che spero voi condividiate, così magari in Italia la smettiamo di fare il sorrisetto quando si parla di UFO. Va bene? Vediamo le carte ufficiali quello che ci dicono. Semplice. Questo rapporto trasmette informazioni sull'avvistamento di un UFO in Iran il 19 settembre del 1976. Verso le 12:30 del mattino del 19 settembre 76, il posto di comando dell'aeronautica militare iraniana imperiale ricevette 4 telefonate da cittadini residenti nell'area di Shemiran a Teheran che dicevano di aver visto strani oggetti in cielo. Alcuni hanno riportato una specie di oggetto simile ad un uccello, mentre altri hanno segnalato un elicottero con una luce accesa. A quel tempo però non c'erano elicotteri in volo, quindi non poteva essere un elicottero. Il posto di comando chiama il generale Yusefi, assistente vice comandante delle operazioni, e lui, dopo aver detto ai cittadini che erano solo stelle e aver parlato con la torre di Erabad, ha deciso di guardare lui stesso, e fu così che notò un oggetto nel cielo simile ad una stella ma più grande e luminosa. Decise così di lanciare un F-4 dalla base dell'aeronautica di Shamrocki per indagare. Si trattava solo di stelle, poi ti lancia gli F4 ad indagare. E questa, signori, è un po' la politica attuata dai governi nei confronti degli UFO. Dire che non è niente di strano e poi smuovere il mondo per indagare. All'1:30 del 19 settembre 1976 un F4 decollò e procedette verso un punto a circa 40 miglia a nord di Teheran. Grazie alla sua brillantezza l'oggetto era facilmente visibile da 70 miglia di distanza. Quando l'F4 si avvicinò ad una distanza di 25 miglia nautiche perse tutta la strumentazione e le comunicazioni, interruppe l'intercettazione e tornò alla base aerea di Shamrocki. Quando l'F4 si allontanò dall'oggetto apparentemente esso non costituiva più una minaccia e infatti l'aereo riacquistò tutta la strumentazione e le comunicazioni. Ora, questo cosa ti dice? Facciamo i seri, ok? Facciamo i seri. Ti dice che l'aereo era entrato in un campo elettromagnetico o in qualcosa di simile, in un campo elettromagnetico molto ambiguo emanato dall'oggetto. Ecco cosa ti dicono queste carte. Cioè, voi vi rendete conto della valenza di questa frase all'interno di un documento ufficiale di intelligence? Cioè, questo annulla tutti gli scettici, i detrattori, tutto. Un generale che manda in volo un F4 perché ha visto lui stesso qualcosa di strano in cielo dopo che gli è stato segnalato dai cittadini, e lo stesso F4 che perde la strumentazione di bordo quando si avvicina. Omega, quello che fa i titoli clickbait, vero? Robe assurde, punto. Facile dire no, non è vero, vatti a leggere i rapporti ufficiali e nasconditi, cioè, dai. All'1:48, continua il rapporto, un secondo F4 venne lanciato e venne acquisito un blocco radar a 27 miglia a ore 12 e ti dà i dati inerenti ai radar e all'altitudine. Quindi, come dico sempre, avvistamento visuale confermato dai radar. Sbam, eccoci qui, prova del 9, tutti a mungere le pecorelle, ok? Man mano che la portata scendeva a 25 miglia nautiche, l'oggetto si allontanava ad una velocità che era visibile solo sull'oscilloscopio radar. La dimensione visiva dell'oggetto era difficile da discernere a causa della sua intensa brillantezza. La luce che emetteva era quella di luci stroboscopiche lampeggianti disposte in uno schema rettangolare, e si potevano vedere contemporaneamente colori alternati di blu, verde, rosso e arancione. E ora sentite questa. La sequenza delle luci era così veloce che si potevano vedere tutti i colori contemporaneamente. L'oggetto e l'inseguimento dell'F4 continuarono su di una rotta a sud di Teheran. Quando un altro oggetto ben illuminato, stimato essere delle dimensioni della metà o di un terzo delle dimensioni apparenti della Luna, uscì dall'oggetto originale. Quindi, un oggetto che ne ha emesso un altro, ecco, apriamo una piccola parentesi, ok? Nel mio video in cui ho analizzato attraverso lo studio ufficiale dell'SCU il caso dell'UFO di Aguadilla,
in cui oltretutto viene fornito il video originale ripreso dai velivoli della Homeland Security, si presenta la caratteristica descritta anche nell'incontro UFO in Iran, ossia questo strano oggetto che si sdoppia. È quasi incredibile riuscire ad unire i puntini in una maniera così documentata, ma vi assicuro che quello di Aguadilla correlato all'UFO di Teheran è solo un esempio, poiché in casistica questo comportamento che abbiamo letto sul fascicolo ufficiale dell'UFO in Iran è super frequente, strani oggetti che ne emettono altri, così come se fossero due bolle d'acqua che si dividono. Questo secondo oggetto, scrivono, puntò dritto verso l'F4 ad una velocità molto elevata, e anche qui mi viene da piangere, perché è esattamente, ripeto esattamente, ciò che è successo a David Fravor quando incontrò l'UFO della Nimitz. Andatevi a leggere i rapporti ufficiali, andatevi ad ascoltare le sue dichiarazioni, e anche in quel caso si racconta di uno strano velivolo che gli andò contro, come se volesse spaventarlo, nel senso assurdo, ok? Massacrante e incredibile. Il pilota ha tentato di sparare un missile sull'oggetto, ma in quel momento il suo pannello di controllo delle armi si è spento e ha perso tutte le comunicazioni. Cioè, mi viene voglia di... non lo so, ok? Non lo so, fate voi, sul serio, a sto giro, fate voi. A quel punto, scrivono, il pilota ha iniziato una virata tentando una manovra evasiva nell'intento di allontanarsi. Mentre si voltava, l'oggetto cadde in picchiata a quelle che sembravano essere 3-4 miglia di distanza. Mentre continuava a sua volta ad allontanarsi dall'oggetto primario, il secondo oggetto tornò all'interno della sua rotta e tornò all'obiettivo primario con un perfetto ricongiungimento. Poco dopo che il secondo oggetto si era unito all'oggetto principale, un altro oggetto sembrava uscire dall'altra parte dell'oggetto primario e andò verso il basso a grande velocità. L'equipaggio dell'F4 aveva ripreso le comunicazioni e il pannello di controllo delle armi e aveva osservato l'oggetto avvicinarsi al suolo, anticipando una grande esplosione. Questo oggetto sembrava porsi dolcemente sulla terra e proiettare una luce molto intensa su di un'area di circa 2-3 km. L'equipaggio è sceso dalla loro altitudine da 26 miglia a 15 miglia e ha continuato ad osservare e contrassegnare la posizione dell'oggetto. Hanno avuto qualche difficoltà a regolare la loro visibilità notturna per l'atterraggio, quindi, dopo aver orbitato attorno a Mehrabad alcune volte, sono usciti per l'atterraggio. Nelle successive 3 righe, signori, spiegano il dettaglio che durante il corso dell'inseguimento con l'F4 si sono registrate un sacco di interferenze anche a terra, e poi dice: l'unico aereo di linea civile che si stava avvicinando a Mehrabad durante questo stesso periodo ha avuto problemi di comunicazione nelle stesse vicinanze, ma non ha riferito di aver visto nulla. Mentre l'F4 era sul lungo avvicinamento finale, l'equipaggio notò un altro oggetto a forma di cilindro con luci fisse su ciascuna estremità e con una che lampeggiava nel mezzo. Quando è stata interrogata la torre, ha dichiarato che non c'era altro traffico noto nella zona. Durante il tempo in cui l'oggetto è passato sopra l'F4, la torre non ha avuto una visuale su di esso con i radar, ma l'ha raccolta dopo che il pilota ha detto loro di guardare tra le montagne e la raffineria. Quindi anche questo oggetto cilindrico, mentre questo F4 inseguiva questo strano oggetto che ne emetteva degli altri, anche questo oggetto cilindrico è stato captato dai radar. Scrivono, durante il giorno l'equipaggio dell'F4 è stato portato nell'area in cui l'oggetto era apparentemente atterrato. Non è stato notato nulla nel punto in cui pensavano che l'oggetto fosse atterrato, ma mentre giravano verso ovest nell'area hanno percepito un segnale acustico molto evidente. Nel punto in cui il ritorno era più rumoroso c'era una casetta con un giardino. Sono atterrati e hanno chiesto alle persone all'interno se avevano notato qualcosa di strano la scorsa notte. La gente parlava di un forte rumore e di una luce molto brillante. Tutto ciò è impressionante, che i dottoroni vengano e me la spieghino. Allucinante a dire poco. Documento rilasciato in modo del tutto legale e ufficiale dalla Defense Intelligence Agency a John Greenwald, gestore del sito The Black Vault, tramite questa richiesta legale ai sensi del Freedom of Information Act. Non solo la DIA ha investigato il caso e redatto rapporti, ma anche la National Security Agency, ossia l'NSA. E infatti John Greenwald scrive: ciò che era strano in questo caso era il fatto che il documento non era classificato. Tuttavia, questo non era il caso di un altro documento che ho ottenuto dalla National Security Agency, che aveva una grande differenza. Un paragrafo di apertura di un capitano dell'aeronautica degli Stati Uniti. Questo documento è stato classificato come riservato. La dichiarazione recitava come segue, e ti mostra il primo paragrafetto di questo fascicolo dell'NSA classificato come confidenziale, che finirà su Telegram insieme a tutte le fonti di questo video sul mio canale Telegram Omega Click Official.
Il paragrafetto che ci condivide Greenwald, ossia l'introduzione del capitano dell'aeronautica statunitense all'interno del fascicolo ufficiale dell'NSA in cui si parla dell'UFO di Teheran, recita così: a volte nella sua carriera ogni pilota può aspettarsi di incontrare eventi strani e insoliti che non saranno mai adeguatamente o interamente spiegati dalla logica o dall'indagine successiva. Il seguente articolo racconta proprio un episodio del genere come riportato da due equipaggi di due F-4 dell'aviazione imperiale iraniana alla fine del 1976. Non è stata fornita alcuna ulteriore informazione o spiegazione degli strani eventi. La storia verrà sicuramente archiviata e probabilmente dimenticata, ma rende interessante e possibilmente disturbante il riguardo. E ancora John Greenwald che scrive: un'altra grande scoperta all'interno dei file dell'NSA è stata la ricevuta di ritorno del documento di intelligence originale. Su di esso si sottolinea l'estrema importanza del caso in quanto ha soddisfatto i criteri per un valido studio sugli UFO, testualmente dal documento. Le ragioni delineate erano la credibilità dei testimoni, che includevano un generale dell'aeronautica, una conferma dei radar, effetti elettromagnetici su tre aeromobili separati, quindi ci avevo ragione, effetti elettromagnetici, con tanto di documento ufficiale, effetto fisiologico su alcuni membri dell'equipaggio e un UFO che mostrava una quantità eccessiva di manovrabilità. Sempre testuale dal documento. Sebbene sia difficile da leggere nella sua interezza, ecco la parte rilevante della ricevuta di ritorno. Quindi questa che stiamo guardando è la ricevuta di ritorno del documento ufficiale della DIA che ci siamo letti prima, e le fonti sono mostruose, spaventose, allarmanti. L'evento è mostruoso e reale al 100%, mentre al tempo denigravano a priori chi parlava del tema, l'intelligence metteva in atto veri e propri studi nei riguardi del fenomeno, che in questo caso hanno interessato CIA, NSA e DIA, nonché poi tutto l'organigramma militare delle forze armate iraniane. Non so se vi rendete bene conto delle implicazioni che un caso talmente documentato possa portare nei confronti dell'opinione pubblica. Una cosa è sicura: esistono, sono stati incontrati e non presentano caratteristiche umane. Questo è scritto, documentato, raccontato e reale. Questa mia affermazione è una realtà assoluta. Spero che ricerche del genere raggiungano quante più persone possibili per il semplice fatto che bisogna essere oggettivi. Niente di meglio è mai stato fatto in Italia e perdonatemi, ma me lo dico da solo. Mi raccomando quindi, condividi con i tuoi amici scettici, fai vedere questo video a chiunque, spammalo e fallo girare ovunque. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like a supporto del video e se pensi che ne valga la pena, clicca il link in descrizione e supporta il canale con una piccola donazione. Se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto e anche tu hai la netta impressione che siamo stati raggirati lungo tutto il corso della nostra storia, iscriviti al canale perché qui cerchiamo in maniera del tutto documentata di capire come e in che modo ciò è stato fatto. Io vi voglio bene e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu.